il pareggio, visti i 90 minuti, si potrebbe parlare di giocatori un po' troppo vecchi, di giovani un po' troppo giovani, ma io credo che l'aspetto principale è questo, cioè giocare in queste condizioni ambientali diventa molto difficile. Immagino cosa succederà domenica prima di Lazio Sassuolo. Sai, intanto devo ringraziare le persone che sono venute, i tifosi che sono venuti perché hanno iniziato anche ad aiutare, diciamo, la squadra in fase iniziale. Non ci sono stati né fischi, non ci sono state né critiche, ha cercato di dare coraggio e questo mi sembra che sia già un punto importante. È chiaro che in un ambiente così, in competizioni internazionali, insomma, bisognerebbe fare paura un po' a tutti quanti, gli avversari, magari anche a livello arbitrale qualche volta, no? Un po' di condizionamento, ma non dico che vado in cerca di questo, però insomma, creare un clima diverso, è chiaro che la squadra potrebbe avere sicuramente dei vantaggi. E per quanto riguarda domenica, l'ho già detto, mi sembra di aver fatto già delle dichiarazioni. Ma ecco, visto oggi. Sì, vabbè, insomma, sai, oggi era uno stadio, diciamo, semivuoto, no? Perché uno stadio come questo, vederlo così, fa male al cuore veramente una competizione, diciamo così, di Europa League, però questa è la realtà, devo prendere atto e andare avanti, devo guardare avanti, guardare la squadra. Non vorrei che i giocatori si avvilissero oltre misura, dovrei con forza, con determinazione, convincerli che insomma, possiamo andare avanti alla grande, indipendentemente da situazioni ambientali. Insomma, noi abbiamo le capacità e il dovere di fare il massimo possibile. E sotto quel punto di vista lì, questa squadra qui non si tirerà certamente indietro. La seconda è sul rigore, visto che Candreva era in panchina, c'era un rigorista designato prima e nello stesso tempo, secondo me Felipe Anderson, vista la situazione ambientale che sta vivendo il ragazzo, era forse il giocatore meno adatto. Difatti io mi sono rivolto a Biglia, che era rigorista, c'era Biglia e Klose, che erano i due destinati dei rigori, lui probabilmente l'ha conquistato, si è avuto un momento di euforia, ha detto non lo tiro io perché sta vivendo un momento sicuramente di insicurezza, probabilmente cercava magari il gol o anche perché l'aveva creato e ha preso quel pallone lì e difatti a Biglia gli ho chiesto ma mister era talmente sicuro che l'ho lasciato fare, però indipendentemente anche se doveva farlo chiaramente il compito non era suo, doveva lasciarlo a dei giocatori che sono stati designati, insomma, no? Mi dispiace per lui perché se magari faceva il gol poteva anche ritrovare un po' di serenità, un po' di fiducia. Della panchina non sono No, riuscito. non sono riuscito perché ho chiamato Biglia, ho detto allora come invece l'aveva preso il pallone in mano, non potevo andare dentro al campo, insomma.